Buonasera e benvenuti a tutti. Vedo che state arrivando, quindi molto bene. Buonasera e benvenuto Giancarlo e buonasera Alberto. Buonasera. Questa sera siamo in tanti. Buonasera allora, a tutti. Serata veramente speciale, io sono mesi che inseguo questa serata, quindi sono veramente contenta di averlo. Questa sera parleremo di un paese nuovo, nel senso che esiste dalla notte dei tempi, ma è sempre stato molto chiuso e quindi molto difficile da conoscere. Ne parleremo con Giancarlo. Giancarlo Meoni è un programmatore di viaggi, innanzitutto, anzi un viaggiatore seriale come pochi, penso, perché mi ha raccontato delle cose incredibili dagli anni 80 in avanti. Un programmatore di viaggi l'ha fatto per tanto tempo, dopodiché un accompagnatore storico di Viaggi Levi, che i grandi viaggiatori penso conoscano, dal 2007, mai detto 2008. Che dal 2001. Dal 2001 che lavori e fai in giro sia programmi che accompagnamento di viaggi. E poi abbiamo con noi Alberto Truffa, che invece è il rappresentante della Saudi Arabian, quindi dell'ufficiale dello Stato della Saudi Arabian, che sta facendo un grossissimo lavoro di promozione, giusto? Sì. Penso che ce ne siamo accorti tutti, la promozione è veramente importante perché... abbiamo visto, a Capodanno c'è stata la Parigi Dakar, hanno fatto, il paese si sta aprendo al mondo, no? Hanno parlato, hanno fatto il Gran Premio di Formula 1, ne rifanno un altro a marzo, noi abbiamo un viaggio in quel periodo, abbiamo anche dovuto spostare di qualche giorno proprio perché capitavamo a Jeddah in un momento non proprio bellissimo perché c'era il campione, perché c'era la gara di Formula 1. Stanno facendo, investendo tantissimo sul futuro, ma di questo ci parlerà Alberto. Io mi taccio e direi che con Giancarlo cominciamo a scoprire questo paese. Vi voglio solo raccontare una cosa che a me è piaciuto moltissimo. Giancarlo ieri quando facevamo delle prove mi ha raccontato e mi ha detto: io cercherò di far capire alle persone che l'Arabia Saudita non è solo una scatola di sabbia come tutti noi spesso pensiamo perché non abbiamo avuto modo di conoscerla, ma è un trade union di cultura e di storia che ha veramente un passato notevole e che nei viaggi che si possono fare vale la pena scoprire. A te la parola Giancarlo, mi taccio. Grazie. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Io sono reduce da un recentissimo viaggio in Arabia Saudita, perché sono tornato il 3 gennaio, ho accompagnato un gruppo praticamente per Capodanno. Non era però il mio primo viaggio in Arabia Saudita, pur essendo diciamo una destinazione diciamo che di cui se ne parla diciamo negli ultimi tempi, nel senso che ho avuto l'opportunità di accompagnare un primo gruppo nel 2008 perché questa destinazione si era timidamente aperta all'inizio degli anni 2000 e all'epoca quindi con i viaggi di Maurizio Levi abbiamo avuto modo di organizzare diversi viaggi, diversi gruppi, fino al 2012-2013. Dopodiché la destinazione si è richiusa, il paese, diciamo, è tornato nuovamente nell'oblio. E poi improvvisamente adesso si ricomincia a parlare di Arabia Saudita, secondo il motivo per cui si riparla di Arabia Saudita è che nel 2017 c'è stato un cambiamento nella famiglia reale, in sostanza quello che era il figlio dell'attuale re è diventato principe ereditario, perché fino al 2017 in sostanza l'ereditarietà della corona saudita passava di fratello in fratello e non di padre in figlio. Nel 2017 l'attuale re Salman ha cambiato questa regola e ha nominato il figlio principe ereditario, e con questo figlio Mohammed bin Salman si è praticamente scatenata una rivoluzione in Arabia Saudita e ha cominciato a parlare di Vision 2030. E a questo punto direi che passo la parola ad Alberto, nel senso che lui vi parla
di questa rivoluzione, insomma, sì, di quello che sta succedendo e vi parla di quelli che sono i programmi futuri. La visione del futuro. E ritorniamo al passato. Okay. E comincia però anche a condividere lo schermo, così vediamo tutto. Intanto abbiamo Sauro che ci dice che è appena tornato dall'Arabia Saudita e dice che ne vale la pena, punto esclamativo, quindi abbiamo già una persona ottima. E una cosa importante da dire, voi vedrete le slide che sono ovviamente marchiate Kel 12, perché per chi non lo sapesse ancora, Viaggi Levi e Kel 12 si sono uniti, o meglio, che Viaggi Levi è stata comperata da Kel 12 e quindi hanno formato probabilmente uno dei più importanti tour operator, organizzatori di viaggi, per i viaggi quelli, come dire, con la V maiuscola, quelli che piace fare noi, un po' malati di conoscenza. Voilà. Ok. A te la parola, Alberto. Grazie mille Gianni e grazie Giancarlo per avermi invitato a questo webinar. E io sono Alberto Truffa e rappresento Saudi Tourism Authority per l'ufficio italiano e vi parlo dei progetti futuri appunto di Saudi, come questa slide fa vedere. Loro hanno appunto questa Vision 2030, che è diciamo un progetto che racchiude altri progetti che loro chiamano Giga Projects, proprio perché sono immensi, sia proprio da pensare che da realizzare. Però dato che comunque hanno sia le risorse economiche sia la testa giusta per poter investire in questi progetti, sono sicuramente molto suggestivi e interessanti tutti quanti, a partire da NEOM, che sarà la città del futuro, la città del domani. Per ognuno di questi progetti che poi vedete in questa slide c'è un sito web di riferimento sul quale poi potrete trovare altre informazioni, ad esempio quello del NEOM è www.neom.com ed è stupefacente, proprio perché questa città del futuro mira a sviluppare l'urbanistica in un modo che non è mai stato concepito finora. La fortuna anche di questo paese dell'Arabia Saudita, che si è aperta, diciamo, come ultima destinazione possibile e immaginabile al turismo internazionale, e che ha ovviamente il vantaggio di vedere che cosa è stato fatto dagli altri, soprattutto dai loro cugini emiratini, che hanno sempre avuto queste mire espansionistiche di sviluppo urbanistico e non solo, ma gli sauditi, dell'Arabia Saudita, sono più incentrati all'ecosostenibilità, alle politiche green, e quindi tutto ciò che vedrete o che sentirete di futuri progetti sarà incentrato su questo aspetto. Ad esempio, NEOM, questa città del futuro, non avrà strade, non avrà macchine, non si potrà entrare con una macchina, in quanto tutti i servizi e i collegamenti avverranno sottoterra. Poi ci sarà ancora un altro piano, diciamo il meno tre, dove ci saranno collegamenti ferroviari e metropolitani, e in superficie verranno sviluppati questi edifici ecosostenibili, dove saranno tutti collegati a 5 minuti di distanza da qualsiasi servizio essenziale, farmacia, alimentari, locali, bar, ristoranti, uffici, qualsiasi cosa. E questo dovrebbe essere, loro hanno Vision 2030 per tutti i progetti. Alcuni saranno realizzati e terminati prima, alcuni tipo Diriyah, che potete vedere in alto a destra, porte di Diriyah, ed è... Io ci sono stato a novembre ed è ancora tutto in fase di sviluppo. Ecco, sottolineo un dato molto importante, che essendo una destinazione sconosciuta, che si è aperta da poco, è adesso il momento giusto per poterci andare, proprio perché uno si può testimoniare personalmente all'evoluzione di questo paese e alle mire urbanistiche, espansionistiche, di sviluppo che hanno, e testimoniarlo nel tempo. E poi anche per dire: ah, io ci sono stato 30 anni fa e non c'era niente. Magari cambia già in 5 anni, ovviamente. Adesso io faccio il paragone quando sento magari dei miei colleghi che sono stati alle Maldive quando non c'era niente. Noi siamo stati ad Alula, che è questa regione a nord, che è una regione grande come la Toscana ed è patrimonio dell'UNESCO, regolamentata dalla Royal Commission of Alula, che è un organismo francese, e ad Alula stanno scoprendo giorno dopo giorno un sacco di tombe, di siti di interesse storico e archeologico,
che fanno parte della cultura di questo paese da milioni di anni, anche perché appunto non solo le culture nabatee, così come in Giordania, ma anche molte altre popolazioni sono passate. Poi Giancarlo saprà sicuramente approfondire queste parti. E ad Alula, per esempio, si trovano sia queste costruzioni storiche, appunto dei reperti storici veramente molto suggestivi, sia delle costruzioni moderne tipo il Maria Hall, dove ha cantato Bocelli, ed è una costruzione, è un orgoglio italiano proprio perché sono stati un gruppo di architetti italiani a costruirla, ed è l'edificio di specchi più grande del mondo. È immenso, ha la funzione di teatro, concerto, sala per eventi, e assolutamente da vedere, perché l'impatto che si ha è di vedere un miraggio nel deserto. Poi ci si rende conto che è vero quando ci si avvicina. E per quanto riguarda gli altri, stanno anche sviluppando il prodotto mare, diciamo per a chi volesse andare proprio a fare soltanto mare, sulla parte del Mar Rosso, che sono 1700 chilometri di costa, e ci saranno dei progetti come il Red Sea Development o Amala. Amala sarà incentrato su sempre una costruzione di un comprensorio abitativo dedicato al wellness, dedicato al fitness, dedicato allo yoga, e quindi sarà un centro polivalente per il wellness, appunto. Mentre invece il Red Sea Development, tra l'altro di recente ha avuto anche il supporto monetario che era stato richiesto per poter procedere con i lavori, sarà una costruzione di resort super lusso. Ci saranno posti, ovviamente 8.000 posti e camere disponibili, e sarà, diciamo, una risposta alla, diciamo, alle Maldive, ecco, per dire, perché loro cercano anche di portare un prodotto simile, ma comunque con un'identità più araba saudita, quindi cercano anche di differenziarsi per quello, appunto tenendo in considerazione le politiche green e ecosostenibili. Chi Scusa, dia... Alberto, perché Dimmi. In questo momento tutta la costa del Mar Rosso, 1700 chilometri, che sono praticamente tuttora vergini. Assolutamente. E questo progetto, che dovrà nascere nel giro di 10 anni, 15 anni, praticamente farà di questa parte del Mar Rosso un Mar Rosso di lusso di fronte al Mar Rosso egiziano, giusto? Una cosa di questo genere. Assolutamente, okay. Sì. Proprio perché appunto quando uno parla di Mar Rosso, quasi tutti noi conosciamo che cos'è il Mar Rosso, ma in realtà questa parte di Mar Rosso è totalmente un'altra cosa, proprio perché appunto, come dici giustamente tu, non è ancora stata visitata, proprio perché pochissime persone sono state lì, e soprattutto magari ci sono state ma non c'è niente ancora, quindi non ci sono alberghi, non ci sono strutture, e quindi l'unica vera attività che si può fare al momento, e che è una meraviglia, è fare diving. Quindi ci sono molti gruppi anche che vanno per il diving grazie a queste coste inesplorate e intoccate, vergini, che sono veramente stupende. Senti, quest'ultima immagine che abbiamo in basso sulla destra, che non si vede il nome, abbiamo Cinzia che ci chiede che cosa rappresenta, così forse terminiamo questa introduzione. Cosa sono queste casette illuminate? Saranno dei lodge, cioè dei resort, sempre di lusso, saranno delle camere, dei bungalow con vista, e prevedono sempre di essere, diciamo, non delle costruzioni che vadano a rovinare l'ambiente circostante, anzi che lo esaltino e che uno si senta immerso nella natura in ogni posto dell'Arabia Saudita in cui va. E sono appunto adesso questi sono ci sono dei rendering in giro su internet che mostrano un po' come potrebbe essere il prodotto finale, ma da qui al prodotto finale cambierà ancora, e sicuramente sarà forse ancora più suggestivo. Bene, ti ringrazio moltissimo. E quindi vi dicevo che il paese non è soltanto sabbia, ma è deserto, tra l'altro deserti meravigliosi, perché questi due deserti di cui vi parlavo, il Nafud e il Rubalcali, sono abbastanza diversi tra loro. E il Rubalcali è un deserto di dune molto alte, che possono raggiungere anche i 300 metri di altitudine, di una colorazione color albicocca, con dei bacini, diciamo così, lacustri secchi chiaramente, intercalati tra l'una all'altra di colore bianco, perché
in genere i sedimenti, diciamo i minerali di quelli che erano questi bacini lacustri si sono depositati sul fondo e sono calcari di colore bianco, mentre il deserto del Nafud è un deserto un pochino più direi monotono, non è bello come il Rubalcali, però nella sua zona più estrema, la zona nord di cui vi parlavo, nord occidentale della Isma Valley, è bellissimo perché ci sono delle formazioni rocciose meravigliose e delle sabbie rosse incredibili, un po' simile al deserto del Wadi Rum perché è confinante con la Giordania. E qui questa slide vuole praticamente così far vedere quattro aspetti del paese. Quindi abbiamo la zona desertica, in questo caso una zona desertica rocciosa che è quella di Alula in alto a sinistra. Sì. La zona, vediamo un'immagine invece sulla destra di un tipico paese di montagna dell'Asir, della provincia dell'Asir, cioè quella parte che vi dicevo a sud, diciamo sempre nella zona ovest, ai confini con lo Yemen, e quindi lì in quella foto si può anche vedere un po' di somiglianza con l'architettura yemenita, anche se qui le case sono costruite proprio in pietra e non in fango e legno. Poi abbiamo l'immagine di un'oasi in basso a sinistra, che è un altro degli elementi tipici dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è il paese delle oasi. Pensate che uno dei 6 siti patrimonio UNESCO, che è stato riconosciuto recentemente, mi sembra nel 2018, è l'oasi di Al-Aza, che si trova nella parte orientale del paese, verso il Golfo Persico, ed è l'oasi più grande del mondo ed è stata riconosciuta patrimonio UNESCO perché praticamente ha una storia millenaria. Dovete tener conto che le palme sì, nascono spontaneamente, ma per avere un'oasi con 3 milioni di palme significa che ci sono stati millenni di lavoro nella pianificazione delle acque, nello sfruttamento delle acque, nelle canalizzazioni, cioè una cultura proprio dell'oasi e della sua formazione. È un'oasi dove appunto ci sono 3 milioni di palme e vengono prodotti più di mezza tonnellata di datteri. Poi se avremo tempo parleremo anche dei datteri, che è un altro degli aspetti particolari molto interessanti dell'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita è il paese dei datteri. Velocemente dalla preistoria passiamo alla storia, e qui abbiamo un'immagine di Dedan, che è praticamente Elula, la vecchia Elula. Dedan era la capitale del regno dei Lianiti, che è un regno che risale a 7 secoli prima di Cristo, dal settimo al secondo secolo prima di Cristo, quindi antecedente Nabatei. Ma prima dei Lianiti abbiamo il regno di Tamud, prima del regno di Tamud abbiamo il regno di Bilmon, cioè parliamo di regni che si sviluppano nella terra d'Arabia a partire da 1000 e anche 1500 anni prima di Cristo. E questo qui è in ordine cronologico. Dopo Dedan abbiamo Madain Saleh, abbiamo Egra, che è il gioiello, diciamo, storico, architettonico dell'Arabia Saudita, la capitale dei... la capitale era Petra, ma era la città più importante. Questa è una foto, diciamo, fatta dalla Kingdom Tower, che è questa... Anzi no, scusate, dalla Faisal Tower, perché la Kingdom Tower si vede di fronte. La Kingdom Tower è il simbolo di Riyadh, lo chiamano anche il cavatappi, l'apri bottiglia, perché se lo vedete là in fondo, no, c'è quell'apertura in alto con questo passaggio, questo ponte sospeso a 300 metri, circa 300 metri di altezza, sono 99 piani, e in genere una visita di Riyadh
diciamo, che non si può mancare. Questa invece è un'immagine fatta dalla Kingdom Tower verso la Faisaliyah Tower, che è quella torre, quel grattacielo con quella sfera in alto. Questo è il Murabba Palace, è un palazzo della famiglia Saud dei primi del Novecento, quindi nel periodo in cui si costituisce il vero e proprio regno, che si trova anche vicino al Museo Nazionale, di cui qui non ci sono immagini, ma che è un museo di primo ordine, con dei reperti straordinari, che anche questo è una visita che non può mancare. Questa invece è la fortezza di Mazmak ed è il simbolo per loro proprio della ripresa da parte dei Saud, che erano esiliati nel Kuwait, della ripresa del Najd, che è appunto l'emirato del Najd, e quindi quando Abdulaziz rientra dal Kuwait, appoggiato anche dall'emiro del Kuwait, riconquista Riyadh, proprio conquistando la fortezza dove in quel momento c'era l'emiro del Rashid, che è sempre stata la famiglia, diciamo, che ha in competizione con i Saud per il governo del paese. E qui abbiamo delle immagini relative al souk di Riyadh, che si sviluppa intorno alla fortezza di Mazmak. Quindi è un mix tra moderno e antico, c'è anche una parte antica. Un mix tra moderno e antico, diciamo che prevale il moderno, perché le cose antiche, cioè diciamo a parte queste due fortezze, poi la parte antica, che è proprio il luogo centrale della famiglia Saud, si trova un po' in periferia e sarebbe la cittadella di Dirija, di cui parlava anche Alberto prima. Okay. E queste, vabbè, sono delle scene del souk. Gli arabi amano in particolar modo l'oro, quindi i souk sono pieni di oreficerie e gioiellerie. E questo, ecco, è un'immagine di Dirija, che è appunto la cittadella degli Al-Saud, e che la stanno ristrutturando. Tra l'altro non è, cioè, andrebbe assolutamente visitata, perché tra l'altro è uno dei sei siti patrimonio UNESCO del paese, però proprio perché è sotto fase di restauro non è sempre possibile visitarla, ecco, perché ancora non è completamente aperta. E ah, che bello! Ecco, dicevamo prima gli elementi, no? Deserti, eccetera, siamo passati dalla città, qui siamo nella Isma Valley, dove vi dicevo che ho avuto la pioggia torrenziale il primo di gennaio, ed è la parte, come vi dicevo, nord occidentale. È un deserto meraviglioso, con queste formazioni di arenaria. Io ti interrompo solo per spiegare alla gente che sostanzialmente abbiamo deciso, dopo questa introduzione storica, di far vedere sostanzialmente quelle che sono le parti principali, quindi immaginare un viaggio, esatto, completo all'interno dell'Arabia Saudita, nelle parti attualmente più, come dire, visitabili e più importanti. Poi quello che sarà il futuro ce l'ha raccontato Alberto, esatto, e lo vedremo poi nei viaggi fra qualche anno. Quindi siamo partiti da Riyadh e stiamo arrivando nella zona desertica. Prego. Esattamente, da Riyadh ci siamo spostati in questa zona nord-occidentale ai confini con la Giordania, dove c'è questo bellissimo deserto della Isma Valley. E queste sono delle immagini che si commentano da sole. Ecco, assolutamente. E tantissime incisioni rupestri, che anche qui riconfermano la domesticazione degli animali. Cammelli, buoi, ci sono anche delle figure, diciamo, umane. E qui abbiamo il cammello, che è appunto uno degli elementi più importanti della cultura arabica, perché senza il cammello non si sarebbe potuta sviluppare la via dell'incenso, e senza la via dell'incenso l'Arabia Saudita non avrebbe avuto tutti gli sviluppi che ha avuto. Il cammello, che riesce a muoversi in queste aree desertiche
come nessun altro animale. E se vedete, se notate, dietro si intravede una tenda. Quella lì è una tipica tenda beduina, è fatta con un tessuto di lana di cammello. E la zona di Tabuk è proprio una delle zone dove ancora vivono, abbastanza beduini, perché c'è da dire che della popolazione totale dell'Arabia Saudita, oggi come oggi, forse il 5% della popolazione ancora vive come allo stato, diciamo, di nomade o seminomade. Quelle sono le tende che utilizziamo noi nei nostri viaggi, vero Giancarlo? Esatto. Ok, perfetto. No, devo dire che i campi tendati, noi avremo il campo tendato a Lula, quantomeno per il momento, che io sappia, è la zona dove sono stati Certo. sviluppati, e sono veramente, veramente molto belli. Quindi Va sono. bene, volevo creare un po' di suspense, ma non ci sono riuscito. Prosegui pure, scusami. Ecco, e qui scendendo dalla zona di Tabuk, che è la zona appunto della Isma Valley, scendendo verso sud, verso il Golfo di Aqaba, si incontra un luogo, anche questo antichissimo e leggendario, che si chiama Madian. Questo luogo praticamente. Si ritiene che sia stato il luogo dove sia stato esule Mosè quando è scappato dall'Egitto, in sostanza, per tanti anni. Qui sembra che abbia anche incontrato la moglie. È il luogo che nelle fonti, nella Bibbia, viene definito come la terra da cui arrivano i magi, la terra di Madian. E quindi va bene, ci sono tantissime storie legate a questo sito. Quello che noi oggi vediamo è quello che rimane della necropoli nabatea, quindi molto, diciamo, molto, no, non molto, più o meno contemporanea all'inizio dell'era cristiana. Quindi diciamo una piccola alula. Ecco, queste sono delle tombe nabatee con influenza. A Sira si vedono quei merletti. Ecco, e poi diciamo proseguendo verso sud si arriva al Mar Rosso. Un Mar Rosso di fronte in questa foto vediamo la penisola del Sinai e poco più a sinistra c'è Sharm el Sheikh. Un mare completamente ancora una costa completamente selvaggia. Dove adesso si cominciano a vedere dei movimenti dovuti al neon, diciamo, però al momento non c'è ancora nulla, non c'è nessuna struttura, è un bellissimo mare che purtroppo, però, come diceva Alberto, cioè lo si può godere solo facendo immersioni al momento, perché non ci sono strutture, non c'è niente, è proprio un deserto sul mare. Beh, una E, parte del fascino è sicuramente di bellissimo, questo no, no, viaggio. infatti è molto bello. In genere si raggiunge un punto in cui c'è questo relitto di un idrovolante che si chiama Catalina, che fu abbattuto, cioè non era un aereo militare, era un aereo utilizzato, diciamo, da un privato per fare un giro, un privato americano per fare un giro con la famiglia del mondo, il giro del mondo in aereo, e fu scambiato dai sauditi per un aereo militare e fu abbattuto. Fortunatamente non morì nessuno e comunque da quando fu abbattuto è rimasto lì lungo la costa. E questa invece è una bellissima, è un bellissimo canyon, si chiama Disa Valley, fa sempre parte di quella zona del nord-ovest che oggettivamente è una delle più belle dell'Arabia Saudita e praticamente ecco, vedete anche qui. Si vede scorrere l'acqua, probabilmente questa è una foto fatta dopo una pioggia, perché anche questo è una sorta di wadi. Sì, magari ci possono essere delle pozze d'acqua permanenti, ma vedere un flusso d'acqua così è una cosa abbastanza straordinaria. E in genere, diciamo,
viene percorso in fuoristrada, si può percorrere solo in fuoristrada, ed è un'avventura molto interessante, tanto stimolante come quella della Isma Valley, perché ecco, appunto dimenticavo di dire che chiaramente queste escursioni si possono fare solo in fuoristrada, perché sono diciamo su pista. Questa è certo. Un'altra immagine della Disa Valley. Sì, qui ne approfitto solo per dire magari che i viaggi che vengono costruiti insieme a voi sono dei viaggi fatti in fuoristrada, con dei fuoristrada che sono nuovi. Fortunatamente il paese è un paese ricco, quindi sicuramente non mancano i soldi per acquistare mezzi nuovi ed efficienti. Normalmente c'è l'autista, ci sono semplicemente 3 persone, quindi uno per finestrino, esatto. Quindi è un viaggio comodo. È un viaggio sicuramente sia come sistemazioni alberghiere o comunque campi tendati, sia come tipologia di spostamento, è un viaggio, passami il termine se non sbaglio, dimmi se sbaglio Giancarlo, facile, cioè sì. È un viaggio che non esatto. Comporta spirito di adattamento, perché si sta bene, mi avevi anche raccontato che si mangia anche molto bene, con sorpresa, esatto. Noi non pensiamo di andare a mangiare bene in Arabia, invece scopriamo sì. Che hanno un'ottima cucina, giusto? Esatto. Quindi, tanti esatto. Lati positivi. Sì, l'unica cosa, diciamo, è che allora è un viaggio comodo, un viaggio appunto non particolarmente impegnativo. L'unica cosa è che, essendo in questa fase iniziale di sviluppo turistico, diciamo, il paese si è preparato dal punto di vista delle infrastrutture, però manca ancora quella professionalità, quell'esperienza diciamo legate al mondo del turismo, che hanno bisogno di un po' di tempo per concretizzarsi. E quindi, ad esempio, le macchine sono bellissime, no? Le fuoristrada sì. sono modelli più nuovi che si possono incontrare sul mercato, però gli autisti non sono all'altezza, e quindi può capitare che con queste macchine meravigliose, potentissime, si fa un fuoristrada nella Isma Valley sulla sabbia e si rimane insabbiati, diciamo, al primo chilometro. Purtroppo sono ancora un po' quelle contraddizioni che presenta il paese. E bisogna certo, essere sono... quindi da questo punto di vista un po' flessibili, un po'... maleabili, certo, abbiamo a che fare con persone che non sono abituate al turismo, che non hanno i tempi del turismo, che non hanno l'abitudine a avere a che fare con il turista, così come mi raccontavi, ma mi raccontavano anche dei clienti, che magari ci sono dei siti storici o archeologici che tu vai a vedere, che per qualche motivo vengono chiusi dall'oggi al domani, perché devono fare dei lavori, perché arriva il principe saudita, esatto. Il pallino che deve visitarlo, è un esatto. Po' stile vecchia Libia, quando tu arrivavi c'era il rischio che chiudeva tutto perché c'era una delegazione, può capitare questo e bisogna prenderla esatto. Come parte del viaggio. Sì. Infatti, quindi si richiede a un viaggiatore che decide di andare in Arabia Saudita in questo momento, sicuramente ci sono tutti i vantaggi di cui parlava anche Alberto, quello di essere un po' dei pionieri, quindi di vedere il paese ancora in uno stato, no? Diciamo prima dello sviluppo, però bisogna essere consapevoli che ci possono poi essere degli aspetti negativi da questo punto di vista, che poi, voglio dire, per un viaggiatore sono degli aspetti neanche negativi, fanno parte dell'avventura e spesso sono anche delle situazioni interessanti da vivere. Ecco, qui invece siamo nell'oasi di Alula, nella vecchia oasi, cioè quella medievale, diciamo quella islamica, che è un po' simile a Diriyah, anche se Diriyah era proprio la cittadella degli Al Saud, quindi con tutti i palazzi di ciascun emiro, no? Qui invece era una cittadella vissuta, popolata, cioè popolare, quindi tutte case di fango che purtroppo nel corso dei secoli si sono deteriorate e stanno facendo un'opera di recupero straordinaria. E qui siamo sulla via principale, che è diventata una via commerciale, però molto molto in stile, molto 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 carina, molto pittoresca, diciamo. Sì. Hanno ricreato gli ambienti, le attività commerciali di un tempo, che poi sono anche quelle di oggi, insomma. E qui siamo sempre nell'oasi di Alula, e è un'immagine vista dall'alto, quindi per avere un'idea di quella che è l'oasi, vedete tutte le palme sotto e tutte queste formazioni rocciose.
Non a caso sia Dedan che Egra, cioè Medinet Salih, sono sorte in questa zona, perché comunque i Nabatei erano praticamente dei profondi conoscitori del deserto e andavano a cercare soltanto l'idea di Petra, no? Di Petra nascosta, la città nascosta in mezzo alla roccia. E qui un po' un qualcosa di simile, soprattutto là dove c'era acqua. E i Nabatei conoscevano benissimo il deserto e sapevano benissimo dove erano le sorgenti d'acqua. Questa è un'immagine della vecchia Dedan, quindi nell'oasi di Alula, di cui vi parlavo prima, la capitale dell'impero degli Ianiti, del regno degli Ianiti, di Lian, dal VII al II secolo a.C. Sulla sinistra vedete queste immagini della necropoli di Dedan, che è completamente diversa dalla necropoli di Medinet Salih, cioè quella nabatea. Qui abbiamo delle tombe a forno che hanno un'origine più sudarabica, e la tomba più famosa, vediamo un particolare sulla destra, è la tomba dei leoni. Vedete, cioè la tomba è in loculo, però poi ci sono questi due leoni scolpiti ai lati che le fanno prendere il nome di tomba dei leoni. Ecco, per esempio, per dire un po' delle difficoltà che ci sono, cioè delle difficoltà che ci sono in questa fase iniziale di turismo, questo sito non è ancora, non consentono di avvicinarlo, cioè di andare sotto. È vero che sono delle aperture scavate nella parete rocciosa anche in alto, però ci si potrebbe avvicinare. Invece praticamente fanno arrivare a una sorta di viewpoint e non si può andare oltre, e da lì c'è bisogno di un cannocchiale per poter osservare i leoni, perché altrimenti a occhio nudo non si vedono quasi. E questo è un limite, secondo me, di questa fase iniziale, perché ancora non sanno come gestire anche le visite dei siti. Certo. Qui siamo sempre lì nei dintorni, con queste bellissime formazioni di arenaria. Qui siamo nella zona di Jebel Hikma, che chiamano anche la libreria all'aperto, perché è piena di iscrizioni, diciamo di incisioni rupestri e di iscrizioni più tarde, nel senso che comunque tarde è il periodo di tamudico, quindi aramaico, mineo, quindi di tutte queste civiltà che si sviluppano diciamo nel primo millennio avanti Cristo. E ovunque, è una cosa incredibile. Questo è uno delle incisioni rupestre che ci sono nell'oasi di Alula, è in alto su una parete, e ci sono delle incisioni rupestri veramente particolari e degne di nota, anche se questo non è ancora un patrimonio, un sito patrimonio UNESCO, ma lo potrebbe assolutamente divenire. Formazioni, diciamo, qui ci avviciniamo a Medinet Salih, quindi alla famosa città, necropoli nabatea, che è a 20 km da Alula, quindi sempre nella stessa zona. Ecco, qui cominciamo a vedere le prime tombe, che richiamano moltissimo, diciamo, Petra, è la stessa architettura, sono nabatei. La cosa particolare di questo sito è che ci sono più di 100 tombe, sono quasi 130, scavate in una serie di formazioni rocciose, di arenaria bellissime, che creano una sorta di anfiteatro. E tutte queste tombe, le facciate di queste tombe guardano verso il centro, e nel centro sorgeva quella che era la città dei vivi, di cui rimane ben poco, non è ancora stata scavata, ma rimane ben poco perché praticamente le case venivano costruite di fango, e quindi fango e legno sono dei materiali che deperiscono. Invece le tombe erano scavate nella roccia e quindi si conservano queste bellissime facciate. E abbiamo una serie di immagini, cioè da sbizzarrirsi, insomma. Questo è, lo chiamano il Diwan, praticamente era il luogo forse più sacro di tutta la necropoli. E tra l'altro c'è anche un piccolo Sikh, vedete, canyon, che poi conduce ad una zona ancora più sacra, e in questo Diwan probabilmente venivano, che è scavato nella roccia, vedete, è un ambiente scavato all'interno della roccia. C'è un triclinio, e praticamente qui probabilmente venivano fatti dei banchetti per le cerimonie funebri. E guardate che meraviglia queste facciate,
con questo elemento a siro dei cinque gradini che salgono verso il cielo per simbolizzare appunto il trapasso, e con elementi classici poi, perché abbiamo elementi assiri, egizi, greci, è un incontro di civiltà e di culture. Questo è l'interno, perché chiaramente erano tombe, quindi all'interno c'erano dei loculi che potevano essere sulle pareti o sul pavimento. Sono stati ritrovati pochissimi resti di ossa e si presume che venissero imbalsamati, venissero avvolti in un tessuto di cotone, senza altro. Forse gli mettevano, sono stati trovati resti di datteri, quindi pensano al fatto che venissero messe delle collane di datteri. Pensate quanto è importante il dattero per l'Arabia Saudita, come anche la palma. Spesso si ritrovano vicino alle tombe le rappresentazioni delle palme. E poi venivano tumulati in questi... Erano tombe di famiglia, quindi ci potevano essere anche decine di salme. E all'esterno vediamo appunto proprio il frontone di un tempio classico. La caratteristica di queste tombe è che risalgono quasi tutte ai primi dell'era cristiana, praticamente, mentre quelle di Petra sono un pochino più antecedenti, e che tutte queste tombe, quasi tutte, riportano delle iscrizioni in cui ci sono dei particolari legati al defunto e spesso anche delle maledizioni, quasi sempre le maledizioni a chi profana la tomba, perché c'era anche un po' il rischio, l'abitudine, che magari queste tombe, una volta che la famiglia si era estinta, venivano occupate da altre famiglie, quindi c'è la maledizione per chi lo avesse fatto. Vedete, ci sono queste immagini, non ci sono tantissimi tipi diversi di decorazioni, perché si ripetono un po'. Comunque ci sono le aquile, ci sono i leoni, ci sono dei motivi floreali. Ma la bellezza non è tanto nel particolare, ma quanto in questo contesto, in mezzo al deserto, è un qualcosa di veramente unico. Io non ho mai visto in nessun'altra parte del mondo un sito così suggestivo e così particolare come Egra. Direi che anche solo Egra vale il viaggio. L'aspettativa anche solo, dico anche solo, perché non è l'unica cosa. Diciamo che l'aspettativa alta non viene mantenuta, è giusto? Assolutamente, questa è la tomba simbolo di Egra, anche perché è isolata, è realizzata in una formazione rocciosa, è una delle tombe più grandi, e questa formazione ha la forma di una conchiglia, e è una tomba tra l'altro non finita, quindi non è neanche mai stata utilizzata, perché era la tomba di un ufficiale militare che poi era morto in battaglia prima che finisse la realizzazione della tomba. E questi sono i dintorni l'avevo messa anche nella prima immagine del deserto, no? Guardate la bellezza dei dintorni di Alula, è veramente una cosa incredibile. Io penso che assistere a un tramonto in questi luoghi... Esatto, difatti vediamo in lontananza la Elephant Rock, che è questa roccia che assomiglia all'elefante, dove non si può non andare per un tramonto, e poi vediamo, qui ci abbiamo... Il tè nel deserto, ma direi che in Arabia Saudita più che il tè è particolare e particolarmente buono il caffè, che è completamente diverso dal nostro caffè. Cioè la tradizione dell'Arabia Saudita, ecco il tramonto, guardate che meraviglia. E dicevo, la particolarità del magari ci arriviamo quando c'è la foto con la caffettiera, ve lo spiego avanti. Qui siamo a Jeddah, comunque ci stiamo arrivando. Jeddah è definita la porta della Mecca, perché praticamente era il porto in corrispondenza con la Mecca, dove arrivavano tutti i pellegrini via mare, ed è, mi ero dimenticato di dirlo, ma è scontato, Egra è un altro dei siti patrimonio UNESCO, e poi anche Jeddah. Jeddah nella sua parte antica, che è definita delle case di corallo, Al-Balad,
praticamente l'unico materiale da costruzione che c'era in zona era i blocchi della barriera corallina. E quindi, come lungo tutto il Mar Rosso, perché non è l'unico esempio, anche se forse è uno degli esempi più importanti, e tutto sommato, anche se non in ottime condizioni, però direi che è ancora in ottime condizioni, in buone condizioni. Quindi dicevo che è l'altro sito patrimonio UNESCO di questa architettura che combina molti elementi, cioè elementi della costa dell'Hijaz, ma anche molti elementi di architettura turca, e quindi le famose masharadie, che sono questi balconi di legno con grate di legno che consentivano alle donne delle famiglie di guardare all'esterno ma di non essere viste. Proprio la caratteristica di questi palazzotti che si sviluppano, diciamo, primi dell'Ottocento, fine del Settecento, di mercanti, di commercianti ricchissimi. Ma sono tuttora abitati? Sono abitati, sì, assolutamente sì. Questo è uno spettacolo. È uno spettacolo, sì. Quella prima. E poi abbiamo a Jeddah una delle visite che si fanno, ma che è anche una delle visite più piacevoli, più interessanti, è il mercato del pesce, perché è incredibile. Io non ho mai visto un mercato ricco di colori, diciamo, di pesci colorati come quelli del Mar Rosso. Vabbè, qui abbiamo dei... sì, insomma, l'esempio di alcuni di questi pesci pappagallo, diciamo. Io avevo sempre creduto che i pesci pappagallo non si mangiassero, invece in Arabia Saudita li mangiano, perché ci sono tantissime cernie di colori diversi, c'è di tutto. Ecco, qui arriviamo alla famosa caffettiera saudita, e allora colgo l'occasione per dirvi che appunto il caffè è più il caffè la bevanda tipica dell'Arabia Saudita che non il tè, anche perché poi si sposa con il dattero. E questo caffè però è diverso dal nostro, perché praticamente viene fatta bollire l'acqua nella caffettiera, poi si aggiunge questa miscela. Questa miscela è un caffè intanto non tostato, è un caffè che rimane verde, non viene tostato, viene seccato, ma rimane, cioè, non è arrostito come il nostro. Viene chiaramente macinato e viene messo un po' come il caffè turco dentro l'acqua, no? Infusione. Sì. Ma con l'aggiunta di, in primis, cardamomo e in alcuni casi anche di zafferano e di chiodi di garofano. Vi lascio immaginare l'aroma di questo caffè, il gusto di questo caffè, che viene bevuto assolutamente senza zucchero, ma accompagnato con il dattero. E a questo punto parlo anche del dattero, perché l'Arabia Saudita è la terra dei datteri, ci sono decine e decine di specie di datteri diversi, e ce ne sono, una delle specie più famose, più pregiate, il dattero di Medina, che è un dattero nero abbastanza grande, ma colori differenti, forme diverse, sapori diversi, è una cosa incredibile. E c'è un'immagine più avanti, questa è la tipica, ecco perché il caffè viene bevuto in tazzine molto piccole e tra l'altro che vengono riempite a metà, questa è la loro tradizione, non vengono riempite completamente, e poi tra l'altro sono molto piccole. Vabbè, un'immagine del souk di Jeddah, e pieno poi di spezie, di legumi, di merci di ogni genere. Ecco, guardate questa immagine dei datteri. Qui potete solo da questa rendervi conto di tutte le tipologie di dattero che ci sono in Arabia Saudita. È una cosa, è un viaggio nel viaggio. E questa è l'immagine di chiusura di Jeddah e del viaggio, con la fontana di Re Fahd a Jeddah. Senti, ne approfitto perché dobbiamo ancora affrontare velocemente due argomenti secondo me importanti, e cioè uno che ci hanno chiesto qual è il periodo ovviamente migliore per andare. So che probabilmente, diciamo che da ottobre ad aprile il periodo poi diventa troppo caldo. Mi hai raccontato, quindi mi piace condividerlo, che
nel periodo, come dire, invernale pieno, quindi da metà dicembre fino a tutto gennaio, sicuramente fa anche freddo, perché tu hai avuto questa esperienza, quindi l'escursione termica è notevole come in tutti i deserti e quindi fa freddo. Probabilmente forse i periodi col tempo migliore sono da ottobre fino a metà novembre o forse febbraio-marzo, siete d'accordo su questo? Esatto, sono assolutamente d'accordo. Anche se poi nei periodi, diciamo comunque migliori, c'è il problema di Jeddah, perché Jeddah, essendo, diciamo, sul mare, a livello del mare, prende un po' più di caldo. Esatto, fa caldo umido. Però se si va appunto in dicembre, gennaio, a Jeddah si sta relativamente bene, perché oggettivamente si sta bene, rimane umido, però le temperature sono più basse, però poi fa freddo sull'altopiano. E la seconda cosa di cui volevo parlare, che sicuramente interessa a tutte le signore, perché a me ha stupito e ho chiesto anche conferma ad Alberto quando ci siamo visti a una serata di presentazione: esiste l'obbligo per le donne di vestirsi come ad esempio quando si va a fare un viaggio in Iran o in altri paesi, o no? Non esiste più. Nel 2008 mi ricordo che praticamente appena scesi dall'aereo il corrispondente locale fornì tutte le donne del gruppo della baia, l'abito tradizionale saudita, che è praticamente un abito completo tutto nero, in quell'occasione le viaggiatrici hanno fatto tutto il viaggio così. E adesso invece non esiste più, ma credo che non esista neanche più per loro, per le saudite. E devo dire che neanche coprire solo il capo, tra l'altro voglio dire, loro non fanno visitare le moschee, cioè non si possono visitare le moschee, questo è un limite che, rispetto ad altri paesi, no? Tant'è vero che le località di Mecca e Medina non sono contemplate negli itinerari, perché le cose più importanti sono le moschee, a parte il fatto che a Mecca non si può proprio andare, l'infedele, loro chiamano infedele, Mecca non può andare, mentre a Medina si può andare, ma non si possono visitare le moschee, ma si può andare da poco, è una cosa recentissima. E però volevo dire che questo veramente dà un segnale, cioè allora il principe ereditario è una figura controversa e molto criticata dall'Occidente, però io devo dire che era un po' scettico, no? Era un po' condizionato da quello che si sente, che si legge prima di andare, e dicevo sì, dicono no, è solo una facciata. Beh, non, devo dire che assolutamente non è solo una facciata, perché il paese sta veramente cambiando. Stai confermando... Quello che mi diceva Alberto qualche settimana fa. Che sì, perché guarda, io ho avuto un incontro nel sito di Madian, il sito che vi avevo fatto vedere all'inizio, con due ragazze che arrivavano, che lavorano attualmente al Neom e che sono originari di Dammam. Beh, sì, allora si capiva un po' dai tratti che erano saudite, ma dal modo in cui erano vestite, nel modo in cui ci hanno approcciati, uno non avrebbe mai detto che erano delle donne saudite. E l'ultimo dell'anno, che eravamo a Tabuk, nel ristorante dell'hotel dove alloggiavamo, eravamo l'unico gruppo di turisti, anche se devo dire che c'erano diversi turisti in giro quest'anno, però nell'hotel di Tabuk, dove eravamo noi, eravamo solo noi. E a cena, praticamente, sulla terrazza di questo hotel, una terrazza al chiuso perché faceva freddo, eravamo circondati da tavolini di giovani ragazze saudite che vestivano di nero, vestivano con la baia, ma non erano velate, erano solo ragazze, nel senso che non erano gruppetti misti di uomini e donne, però stiamo parlando anche di Tabuk, che tutto sommato non è proprio la provincia più sperduta, però non è neanche la capitale Riyadh o la città, certo, città di porto sempre aperta, che è praticamente Jeddah, perché comunque sì, appunto. E c'erano queste ragazze la sera dell'ultimo dell'anno, che vabbè, per loro non è una festa, loro hanno un altro calendario, però che erano curiosissime di vedere quello che noi facevamo. Quando abbiamo fatto il brindisi, loro hanno applaudito e si sono unite a noi. E quindi devo dire,
senza contare che le receptionist dell'hotel erano tutte donne. Una cosa impensabile fino a pochissimo fa, che alla reception di un hotel diciamo ci sono le donne, il luogo degli certo. uomini. Quindi, e senza parlare poi di tutte le donne che abbiamo visto alla guida, sia Jeddah che Riyadh. Certo, sì, la guida delle automobili importante. Che fino a poco tempo fa non potevano guidare. Molto bene. Senti, mi pare che abbiamo messo alla fine anche un filmato, perché ci proviamo a far vedere un filmato. Volevo prima chiedere ad Alberto se voleva aggiungere qualcosa, che mi sembra giusto, che è stato con noi fino adesso. No, no, io confermo e concordo su tutto quello che ha detto Giancarlo. E anzi, Tu sei ufficialmente rappresentante della Saudi Arabia, quindi qualsiasi cosa tu dici sappiamo benissimo che, come dire, è tendenziosa, quindi non è, però insomma, moderatamente no, però, puoi dire. Però assolutamente facoltativa questa regola del velo, anzi, poi essendo che il 70% della popolazione dell'Arabia Saudita è sotto i 30 anni, questo cambio generazionale ovviamente ha fatto sì che molte di queste tradizioni diciamo vengano un po' meno, comunque siano soggette a delle reinterpretazioni. Ad esempio questa politica della baia, che è facoltativa ed è a discrezione di uno quanto è religioso oppure no. Quindi è una bellissima cosa, quindi non è imposto un sì o no, o se entri in moschea devi avere... Cioè, dipende uno da quanto è religioso e bisogna sempre ovviamente essere rispettosi della religione, ma come a San Pietro non si va in ciabatte. Ecco. Certo, insomma, è chiaro. Bene, siamo andati lunghissimi. Posso aggiungere una brevissima cosa? Vai, te la concedo, 30 ecco, secondi. Volevo dire che avevo un brutto ricordo dell'Arabia Saudita del 2008, due brutti ricordi. Uno era la separazione nei ristoranti tra la zona famiglie e la zona uomini, che non ho riscontrato quest'anno. E un altro era la mutawa, la polizia religiosa, che passava con il megafono poco prima dell'ora della preghiera e richiamava alla preghiera, e questa volta non l'ho incontrata. Proviamo a vedere questo video, che per me è molto bello, sperando che si possa vedere. Vai Giancarlo. Se riusciamo a farlo partire, non so se... Dai, sta andando. Si vede un po' a scatti, ma noi ci proviamo. Poi se proprio si ferma... C'è anche una bella musica. No? Dai, meno peggio del solito, quindi siamo riusciti a farlo passare. Prima o poi ce la faranno a farci vedere anche dei brevi filmati su Zoom. Io vi ringrazio moltissimo, ti ringrazio moltissimo Giancarlo, scusami se ti ho interrotto qualche volta, ma come fatto dire, bene, fatto bene. I tempi dovevano essere un po' più stretti, perché cerchiamo tutte le volte. So che tu sei un posto di scienza e che quindi la parte storica è la parte per te, una delle parti più importanti, quindi hai voluto... come dire, dedicare un po' più di tempo. Grazie mille Alberto per la cosa, noi speriamo di incontrarci in Arabia da qualche parte, o comunque magari a Torino, forse più semplice. Grazie a tutti, come sempre questo video lo vedete caricato sul sito di Pianeta Gaia da domani, diciamo domani nel pomeriggio, e poi tutte le altre serate sono a nostra disposizione. Grazie ancora e buona serata, l'aperitivo l'abbiamo preso, buona cena a tutti. Grazie mille. Grazie altrettanto. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.